Questo è per la gente qua davanti, lo sapete, sì. Se il rap che volete avrete quello che chiedete, sì. Questo è per la gente sulla rete. Fatevi sentire quanti siete. Benvenuto in mezzo al panico del secolo mediatico, dove ogni regola è infranta e non esiste zona franca, dove la gente arranca presso al prossimo spettacolo e già dal giorno zero alzato in cielo la bandiera bianca. Questa è l'era della catalessi, che vuoi farci per amarci? Pimpiamo duplicati di noi stessi, vittime degli eccessi, riflessi in questo abisso telematico, a metà fra il patetico e il drammatico. Zio, non ci ripigliamo più e stiamo al conto, è guerra sullo sfondo e se il futuro è adesso io sono pronto ed utilizzerò ogni mezzo finché non mi spezzerò dalle condizioni più disumane e immaginabili. E quel muro di silenzio c'è stato anche nei primi giorni, quando nonostante avessimo visto il corpo di Stefano ci si continuava a parlare di morte naturale. E io quello che posso dire è che l'unico modo che abbiamo avuto per abbattere quel muro è stato rivolgersi ai mezzi di informazione, perché la stampa rappresenta la coscienza critica della gente e solo tramite quella presa di coscienza. Fatela tremare questa piazza, sì! Che ti senti sicuro nel senso di una vita, un attimo distante la partita è finita, che ti senti sicuro e tutto può tornare, ma quello che è vero lo potete cambiare. Come un'ombra in uno specchio, una luna in un cassetto, come un sole in uno stadio, sotto questo cielo, come un albero di vetro, una stella in un vulcano, tutto. Senza le iniziative che sono state prese in luoghi diversi, da persone diverse, al di là degli schieramenti politici tradizionali, non ci sarebbe neppure stata la resistenza politica a questo disegno di legge. Crei posizione contro questa legge ai tagli alla cultura, perché noi dobbiamo parlare in questo momento di tanti bavagli, bavaglio alla possibilità della magistratura di indagare, bavaglio al sistema dell'informazione, al diritto di informazione dei cittadini, ma anche bavaglio allo spirito critico. Le università, le istituzioni culturali sono i luoghi dove si manifesta, si crea, si costituisce lo spirito critico, e questo è ciò che fa paura a questo tipo di regime, come a tutti i regimi autoritari. Non dimenticate che il primo atto dei regimi autoritari e chiudere le università. Quello che sta accadendo, e sono sicuro di adoperare parole forti ma corrispondenti alla realtà, a una rottura istituzionale che fosse valutata. Non volevo parlarne perché io credo che non si debba in nessun momento, uso l'espressione corrente, tirare la giacca al Presidente della Repubblica. È venuto non casualmente, nella giornata in cui questa piazza si riempiva, una sua sobria e decisa dichiarazione che ci dice che questa legge come tale non può essere approvata. Credo che, lo ripeto, semplicemente perché noi non dobbiamo dimenticare il pretesto che sta dietro questa legge, cioè la tutela della riservatezza, della privacy delle persone. Credo che ieri sia risuonata con molta sobrietà la voce dell'attuale garante della privacy, non solo di quello vecchio, che ha detto esplicitamente che sono da attribuire a questo governo, a questa maggioranza, una serie continua, insistente, di violazioni della privacy dei cittadini, di messa sotto controllo, le videocamere di sorveglianza.
cittadinanza, i body scanner nelle stazioni, la fine della privacy dei dipendenti pubblici, l'aggressione quotidiana attraverso il telefono del mercato alla vita delle persone. Tutto questo è una strategia di diminuzione della privacy favorita dal governo, che si sveglia nel momento in cui c'è una fascia molto ristretta di persone che alla privacy non hanno diritto, perché sta scritto nella normativa attuale e che si vuole coprire in un momento in cui abbiamo straordinario bisogno di trasparenza. Questo è per la gente, qua davanti lo sapete, se il rap che volete avrete quello che chiedete. Questo è per la gente sulla rete, fategli sentire che ci siete. Questo è per la gente, qua davanti lo sapete, se il rap che volete avrete quello che chiedete. Questo è per la gente sulla rete, fategli sentire quanti siete. Ok, Mr. Chatty Boy, per...